Ciao a tutti, oggi realizzeremo insieme questa collana, è la collana Crystal, novità della Mercerelle Bonbon. Ora vi lascio al tutorial con le spiegazioni passo a passo. Per fare questa collana, lunga circa 96 cm, servono 85 perline Swarovski, la setta reale, un ago per facilitare l'infilatura delle perle, un uncinetto molto sottile, io ho usato l'1, e un ciondolino per mettere in fondo alla collana. Per velocizzare il video, noi abbiamo già infilato tutte le perline nella seta, tutte quante, e adesso incominciamo. Allora, lasciamo un po' di filo per poi chiudere più facilmente la collana. Allora, prima isoletta, due punti di catenella e incominciamo a inserire le perline. Si prende la perlina, si fissa tra le dita e si fa la prima catenella molto stretta. Successivamente le altre 5 catenelle, 2, 3, 4 e una 5. Riporto avanti l'altra perlina, la blocco con il dito e con la una catenella. Di nuovo 5 catenelle. Sempre molto strette, mi raccomando, perché ecco, la seta bisogna prenderla tutta, è l'unica difficoltà della collana. 2, 3, 4 e 1, 5. Avanti l'altra perlina, la blocchiamo con un punto di catenella e altre 5 catenelle. Il lavoro è tutto qua. E così per tutte le altre 85 perline. Ecco, siamo arrivati all'ultima perlina, blocchiamo, ecco, prendiamo la prima catenella della prima perlina, facciamo uscire il filo, catenella finale, taglio il filo, bello lungo e blocco il tutto. Adesso qua facciamo 2-3 nodi per bloccare il lavoro e poi lì magari mettiamo un ciondolo o quello che vogliamo metterci. Ecco qua, e questa è la collana finita. Allora, tagliamo l'eccesso del filo proprio a filo e mettiamo magari una punta di smalto per le unghie trasparente o non so, un po' di colla per tessuti, appena proprio un puntino qua, così blocca la seta che è molto liscia e magari corriamo il rischio che la collana si apre. Ok, adesso qua mettiamo il ciondolino che abbiamo deciso di mettere. Allora apriamo il gancetto, uno avanti e l'altro indietro, così inseriamo all'interno e richiudiamo il nostro anellino.